Ragazzi, buongiorno. Come vedete alle mie spalle, siamo al Palacapurso di Gia del Colle per la mia ultima gara stagionale. Questo è un video molto particolare perché ovviamente assisteremo a tutto il percorso di come si svolge una gara. Quindi vedrete la mia colorazione, vedrete il pump pre-gara, vedrete la gara. E quindi vi porterò con me durante tutta la giornata e soprattutto vi porterò con me anche nel post-gara, perché ovviamente ci sarà il cheat meal. Allora, vi spiego brevemente quello che è successo. Solitamente, quando si fa una preparazione, si arriva la settimana prima della gara, che è la famosa Peak Week, in cui praticamente si gioca con acqua, sale e carboidrati. Quindi si fanno dei giorni di scarica di carboidrati, in cui si tiene acqua e sale alto, per poi fare gli ultimi 2-3 giorni di ricarica di carboidrati. Questa volta, diciamo, ho deciso all'ultimo momento di gareggiare e dovevo rientrare in un peso, ero 6 kg sopra, motivo per cui non ho potuto fare scarica e ricarica. Ho scaricato fino a ieri, quindi praticamente fino a sabato, il giorno della pesa, e ho ricaricato solo ieri sera e stamattina. Ricarica particolare, sporchissima, abbiamo mangiato veramente tantissimo e anche stamattina. La condizione sembra buona, però lo scopriremo durante la giornata, quindi non ci resta che andare avanti. Seguitemi. Mi stenderò, perché è importante tenere le gambe alzate, specialmente per chi fa una categoria di bodybuilding estetica come la sua bikini, quindi oppure chi deve comunque accumulare acqua sulle gambe. Ovviamente, restando in piedi, tutta l'acqua va verso il basso e quindi c'è più ritenzione. Stando stesi e alzando le gambe, l'acqua si distribuisce in tutto il corpo, quindi quando poi andrò a salire sul palco l'acqua sarà più bilanciata e anche il risultato sarà molto più estetico. Ecco perché ora mi andrò a stendere. Allora ragazzi, qui stiamo procedendo a mettere il colore, il tan. Che cos'è il tan? Il tan è praticamente un auto abbronzante. Serve perché sul palco, con le luci puntate sopra, ovviamente quando sei colorato risultano di più i dettagli. Quindi vedete, pian piano poi prenderò colore, sul palco si vedranno di più i dettagli, perché poi si mette un lucido, si mette un altro marchingegno che ti fa risultare di più le vene. Ci sono tanti dettagli che fanno la differenza quando sei sul palco. Quindi adesso qui la ragazza sta procedendo a mettere il colore, anche perché sono la prima categoria a salire. Tra poco saremo on stage. Allora ragazzi, colore messo, come potete vedere. La faccia non ancora, infatti sono bianco. Ora faremo il pump, ricaricheremo sale, perché serve comunque per la vascolarizzazione, un goccio d'acqua e poi si sale sul palco. Andiamo! Col numero 5 Valerba Mattia. Col numero 6 Cutrone Ivan. Col numero 7 Rotunno Domenico. Col numero 8 Morelli Gianluca. Sulla linea, grazie. La classifica. Doppi bicipiti. Dorsali. Tira le gambe, cambia. E suona la zona. Bravo, buono.
dorsali principi. Oh, questa è tua, Ale! Questa è tua! Questa è tua, Ale! Cappè! Cappè! Vai, Gabriele! 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 Dorsali. Grazie ragazzi. Ah, la routine, vero? Sentite pure routine. Gianluca. Al sesto posto, col numero 7, Rotunno Domenico. Al quinto posto, col numero 1, Di Petta Alessandro. Bravo Ale! Incoraggiamo questi ragazzi che sono agli inizi. Al quarto posto, col numero 2, Falcone Gabriele. Ma vince, come si chiama? I primi tre. Al terzo posto col numero 6 Cutrone Ivan. Secondo posto col numero 8 Morelli Gianluca. Vince la categoria col numero 5 Malerba Mattia. Voto dividito. Ragazzi, allora, come avete visto, la prima gara è andata, contentissimo, chiudiamo la stagione con un ottimo secondo posto. Ci ho sperato nel primo, per qualche secondo, però va bene così, secondo su 8. Considerato che la stagione è finita praticamente, dopo 5 mesi mi merito un po' di relax, è stato un giusto premio. Adesso ci sarà un'altra categoria, che è la meno 80 kg tra un'oretta. Lì sarà più difficile sinceramente, perché sono atleti molto molto preparati, più bassi di me, più grossi di me. Però abbiamo un buon tiraggio e poi ora sono abbastanza gasato, visto che abbiamo fatto un bel secondo posto. Quindi ci andiamo a divertire e vediamo che succede, senza pretese, ma ce l'andiamo a giocare come sempre al massimo delle nostre forze. Faccio vedere la condizione. Devo dire che oggi non ci possiamo lamentare. Ci vediamo tra poco. Doppi bicipiti. Dorsali. Dorsali.
espansione toracica. Giratevi di schiena, doppio bicipiti. Dorsali. Tricipiti. Di fronte a due gambe. Cambio della posizione, grazie. La giuria, doppi bicipiti. Dorsali. Espansione toracica. Grazie ragazzi. Numero 6, Morelli Gianluca. Al quinto posto col numero 4. Allora ragazzi, gara finita, la seconda come immaginavo non è andata, perché è una, non è la mia categoria, e l'anno prossimo punteremo alla meno 90, che sicuramente mi renderà più giustizia, poiché essendo alto 1,72 trovo gente contro nella meno 80 che è molto bassa, quindi è molto più grande e grossa di me, come avete visto. Comunque, gare finite, ora viene il bello, perché viene la parte 2 dove andremo a mangiare, e ho già prenotato a cena e un'altra cosa spettacolare che vi farò vedere, quindi ora ci andiamo a sfondare. Allora ragazzi, guardate qua, ci sono tre confezioni chiuse, faccio vedere che meraviglia. Questa è una tetta da 750 grammi ripiena di crema al pistacchio. Ora ovviamente procederemo, vi faccio vedere cosa c'è. È anche problematica mangiarla. Girati. Mamma mia. Cioè sta crollando tutto. Ragazzi, qui castello sta crollando. No raga, mi sta pistacchio. Mi sta crollando. Non si può fare sta cosa. Comunque non apriamo, cioè non so come dobbiamo fare, perché troppo. Cioè praticamente questa cola tutta. Comunque è grande cazzo. Questo è così. Che schifo. Comunque è anche aggiunto. Appunto, quello là sta sempre stata attigiamente. Sono i pomodorini. Vediamo questa bomba assassina, cosa. La madonna. Bomba. Madonna, questi sono trigliceridi a 3000. Tu guarda quanto voglio sta. Sta drago. No, ma non mi disgusto,
Non mi aspetto le domande, le capite a volte. Scusi, non vuoi dire che mi entusiasma? La bomba assassina. Ce la fa. Io la vedo, sta bene. Un po' di qua. Ragazzi, qui abbiamo un'assassina con stracciatella. Guardate che spettacolo. Allora ragazzi, potete vedere anche dalla pancia. Abbiamo mangiato da fare schifo, però abbiamo finito tutto perché bisogna finire sempre tutto. Quindi questa giornata si può concludere qui. Ci siamo divertiti, ci siamo soddisfatti per la gara, alla fine chiudiamo così la stagione. I prossimi contenuti, allora, sicuramente ci sarà qualcosa anche di food. Giriamo sicuramente un video tipo qualche giretto che ci faremo in qualche città ora che arriva l'estate, e faremo anche dei video nella mia nuova fase che adesso arriverà di preparazione, dove sarà una fase più di costruzione, quindi andremo a mettere un po' di muscoletti addosso e vi porterò anche in questo percorso. Quindi al momento non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video.